Allora, ragazzi, io voglio condividere con voi questa storia, questa emozione che sto vivendo stasera a Roma. Io sono a Roma, in questo momento sono in Piazzale degli Eroi, il mio albergo, il Mama Shelter, è qui sopra, a Biarritz. Andate a vedere su Google Mama Shelter, albergo top. Tra l'altro sono poche le produzioni cinematografiche che ti fanno dormire in posti così belli. Io sono qui a Roma, come ho detto anche alla radio, insomma chi mi segue lo sa, per girare il film con Michele Placido, il nuovo film con Michele Placido. Domani mattina mi vengono a prendere alle 6 e mi portano sul set, ok? Ho cenato sul rooftop dell'albergo e sono sceso per farmi due passi. Mi sono guardato intorno, dico, ma fammi vedere in che zona di Roma sto. Avevo capito che ero dal lato di Battistini, ma non avevo collegato, ok? Arrivo qua in Piazzale degli Eroi e vedo questo ospedale, il centro oftalmico. Mi sale un'ansia, perché quando ero molto giovane ed ero in compagnia con Carlo Giuffrè, ho avuto un problema di salute abbastanza grave. Stavamo provando il medico dei pazzi con la regia di Antonio Calenda e io ebbi una trombosi alla vena centrale della retina dell'occhio sinistro. Io non dissi niente a nessuno, vedevo dei pallini gialli, non capivo, e venni a fare una visita alle 6 di mattina qui all'ospedale, al centro oftalmico. E mi diagnosticarono una cosa brutta, ma brutta, 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 che non ho il coraggio nemmeno di nominare, una cosa brutta, con la C. Al che io non dissi niente a nessuno, mi tenni, come si dice a Napoli, il mariuolo in corpo, telefonai a mia madre, dissi: mamma, mi serve di farmi visitare da un buon oculista. Volevo la conferma. Perché, che è successo? No, qualche problema di vista, sai, non voglio allarmare. Ma quando tornai a Napoli, feci un magheggio con le prove, non dissi niente alla produzione perché avevo il terrore che mi potessero sostituire. Io ero giovane, ma a me quando cazzo mi ricapitava di lavorare con Carlo Giuffrè? Voi capite, cioè, a 21 anni, a 22 anni all'epoca, cioè, stiamo parlando di una delle compagnie nazionali più importanti che c'erano in Italia. Quindi vado a Napoli, vado dal professor Antonio Vallefuoco, che Dio lo deve proteggere per tutta la vita, è ancora il mio oculista, sono passati più di 30 anni, è ancora il mio oculista, fatevi chiarire purissima, top number one, il quale mi dice: han pigliato il fatto apposta con bang e l'acqua. Non è quello che ti hanno detto, è un'altra cosa, grave, ma è un'altra cosa. E mi fa fare una cura con il Prociclidia, che all'epoca era un medicinale che non esisteva in vendita, era una cura sperimentale. Me lo procurò stesso lui. Tutto a posto, io mi faccio questa cura. Lui mi telefonava tutti i giorni per sapere se io prendessi le medicine giuste, perché poi non era solo Prociclide, dovetti prendere tanto cortisone, dovetti fare tutta una cura alimentare adeguata, perché era una cura farmacologica molto pesante, per cui dovevo accoppiare per non rovinarmi il fegato, per non rovinarmi lo stomaco, dovevo mangiare in un determinato modo. Lui mi chiamava, mi feci tutta la tournée curandomi. La tournée durò tanti mesi, all'epoca il teatro partivi a ottobre e tornavi a maggio, così si faceva all'epoca il teatro, si facevano tournée lunghissime. E quando tornai, insomma, poi ho continuato a curarmi e sono stato bene. Io fui addirittura riformato alla visita militare per questo problema dell'occhio, insomma. Visita militare che avevo fatto qualche anno prima, avevo ottenuto dei rimandi per questioni di studio e lavorative e poi fui riformato perché mi capitò questa cosa tra capo e collo. Sì, 21 anni ci avevo, non di più, 21, massimo 22. Ci ho detto: stasera scendo dall'albergo per fare quattro passi e arrivo di nuovo in Piazzale degli Eroi, dove mi è salita la stessa ansia che mi venne quella mattina di più di 30 anni fa, quando mi venni a visitare qua e mi diagnosticarono quella brutta cosa. Qua, ragazzi, un'ansia qua, pensa che abbiamo potuto capire, la stessa ansia di quella mattina, la stessa paura di quella mattina, l'ho rivissuta 10 minuti fa. Sto facendo questo video pure per sfogarmi un po', perché mi ha teso questa cosa. Vabbè, ve la volevo raccontare, ve l'ho raccontata, la vita gira, gira e ti riporta sempre negli stessi posti. C'è veramente poco da fare. Vi voglio bene, ci vediamo domani sul set. Bacioni.